Palazzo Catalano apre le porte ad associazioni e attività commerciali vestendosi di luci e colori tipici dell'atmosfera natalizia. Si chiama Aspettando il Natale, il programma pensato da Unicomart che insieme al Comune di Castellaneta e alla Consulta delle associazioni ha ideato 8 appuntamenti pensati per coinvolgere i visitatori attraverso stand, enogastronomia, eventi culturali e sfilate di moda, come quella che si è svolta lunedì 20 novembre, con protagonisti gli abiti di Marica Impronta e Legea Castellaneta, le acconciature di Air Dream di Gianni Ranaldi e il make-up di Arte Estetica Immanini. Moda, occasioni d'acquisto, laboratori creativi, presentazione di libri e poi le tipiche melodie natalizie. Aspettando il Natale, tutto questo, ma anche qualcosa in più. L'Unicomart è un'associazione che nasce dall'unione dei commercianti e gli artigiani castellanetani, quindi questa settimana, aspettando il Natale, avremo una settimana ricca di eventi, laboratori, degustazioni enogastronomiche, presentazioni e spettacoli. Io vorrei approfittare di questa intervista per lanciare un messaggio. Vorrei che tutti si rendessero conto di quello che è, di che cosa sono le associazioni e cosa servono nel nostro paese. L'obiettivo principale è l'unione. E la cosa meravigliosa è che attraverso questa manifestazione ci siamo resi conto che il lavoro di squadra dà comunque la forza e fa sì che il paese possa crescere. Questo evento di questa settimana è uscito fuori grazie all'Unicomart, grazie alla collaborazione di Castellaneta Evolution, Orti Condivisi, grazie ad Aracnea, grazie a Officine Culturali, grazie a Vivi Castellaneta. Quindi il gioco di squadra premia sempre. Inoltre vorrei ricordarvi che Unicomart non è solo a Sagrada Farnhead, ma bensì quest'anno avremo un programma di eventi che vi accompagneranno per tutto l'anno. Quindi vi aspettiamo, Castellaneta c'è, abbiamo voglia di lavorare e di fare tanto per il paese.